Dunque, la Prologo di Pio sarà presidente del nuovo direttivo della Prologo di Bagnaia, che abbiamo rifondato a ottobre 2013, quindi in realtà con quello che concerne il parco dei mostri siamo arrivati un po' delle streghe, già l'ho amplificato, siamo arrivati un po' a cose fatte, quindi insomma va bene tutto. La Prologo è un'associazione a vocazione turistica, quindi non può che sposare il progetto e sostenerlo in qualsiasi modo. Ciononostante, noi siamo molto concentrati su Vitalante e il centro storico, perché se si parla di programmazione e promozione turistica non si può prescindere dall'accoglienza turistica, che invece a Bagnaia è totalmente inesistente. Tra i vari punti che abbiamo noi, io volevo dire che sono veramente d'accordo con l'intervento di prima, che va fatta la programmazione, è inutile fare dei piccoli eventi che poi sono fini a se stessi. Infatti noi in questo primo momento ci stiamo un po' organizzando per programmare le basi per costruire poi una casa. È inutile fare una festa in piazza che insomma finisce là. Il nostro obiettivo principale è quello di fare l'ufficio turistico a Bagnaia, perché i turisti, soprattutto le coppie, cioè il turismo singolo, è totalmente spaesato. Non sa dove deve andare, non sa le attività che ci sono da fare. Quindi tutte le attività che sono state menzionate all'interno del Parco dei Mostri e del Parco delle Streghe d'Italia vanno più che bene, però ci non mostra, non vede. Quindi una delle attività fondamentali è proprio di censire Bagnaia sul web, perché se si cerca Bagnaia sul web viene fuori solamente un puntino e c'è scritto Bagnaia e basta, non c'è scritto nient'altro. Se una persona vuole dormire a Bagnaia non trova le strutture alberghiere che la ospitano. Se c'è qualcuno dall'altra parte del mondo che vuole fare un gemellaggio col fuoco di Sant'Antonio a Bagnaia, non sa a chi recapitare un indirizzo. Ho provato a cercare la chiesa della Madonna della Porta, non esiste, non ci siamo. Queste cose sono tutte passi fondamentali che vanno comunque fatte. Per quanto riguarda invece la persistenza, cioè il fatto di far rimanere i turisti, che comunque il turismo muore e fugge, ma siamo sulla scia comunque di Viterbo, perché mediamente un turista sta a Viterbo 3 ore. Se noi riuscissimo semplicemente a mettere in comunicazione Viterbo con Bugna e con Bagnaia, già riusciremmo ad avere una giornata. Tra gli obiettivi della Prologo ovviamente c'è anche la parte folcloristica, che però non deve andare sola da una parte, cioè non è distinta dal turismo. Quindi sicuramente stiamo andando a cercare tutte quelle che sono le certificazioni delle peculiarità gastronomiche di Bagnaia che nel tempo abbiamo perso. Abbiamo preso la chiave di un magazzino, abbiamo tirato fuori stendardi dove dicevano 15ª sagra della porchetta, ancora prima che Valderano faceva la porchetta, dove è andata a finire questa sagra? Oppure il gelato artigianale. Queste sono cose fondamentali, insomma, che noi vogliamo ripristinare e puntarci quindi su queste 3 feste, che sono la pizza di Pasqua, quindi adesso ci cimenteremo con questa festa, gelato artigianale e porchetta. Stiamo anche cercando di, abbiamo iniziato una pratica con Slow Food per far diventare il Marschino un presidio Slow Food. Tutto questo per dirvi che è inutile che noi constatiamo che a Bagnaia c'è la Vitalante, c'è il centro, c'è la natura, ma se gli altri non sanno che qui c'è questo, se non esiste è inutile parlarne. Per la permanenza del turista abbiamo previsto dei giri in centro storico autonomi, perché il turista o va seguito con una guida oppure deve avere strumenti per essere autonomo e quindi rimanere a Bagnaia. Quindi al di là del pullman, la famiglia di 4 persone che viene a visitare Vitalante, fatta Vitalante, non c'è un ufficio turistico, giustamente se ne va, chiunque se ne andrebbe. Invece in centro storico abbiamo previsto dei tour con QR code, che sono dei codici a barre, con uno smartphone uno può fare una foto e quindi acquisire tutte le informazioni dei monumenti che stanno all'interno del centro storico. Abbinato a questo ci sarà anche un giro sul tradizionale, quindi quando passeranno davanti al forno della Laurina ci sarà, per farvi capire, ci sarà il QR code che racconterà che quello è un forno, che è una licenza, la più vecchia licenza di... Esatto, in modo tale da portare in campo quelle che sono le tradizioni di Bagnaia. La Prologo è molto pragmatica, intende proprio agire praticamente. Sicuramente per fare questo la Prologo da sola non può fare nulla,
quindi collaborare con le altre associazioni e stipulare gli accordi con chi certe cose le sa fare meglio di noi. Noi abbiamo già fatto l'accordo con l'ufficio turistico di Viterbo, con Archeo Ares, che è la società che gestisce il museo del Palazzo Papale, che ci daranno dei tablet in modo tale che il turista potrà venire all'ufficio turistico, prendere il tablet e fare il tour in centro storico con tutte le spiegazioni virtuali e quant'altro. Ringraziamo il professor Platania perché ci ha regalato una convenzione, un patto d'alleanza con l'università, la quale ci manderà dei tirocinanti sia per aiutarci a gestire l'ufficio turistico, un eventuale ufficio turistico, noi parliamo di ufficio turistico anche se